credo che noi ci crediamo dal primo giorno che ci siamo trovati insieme, ci abbiamo creduto quando venivamo criticati dei nostri alti e bassi, quando abbiamo fatto quella pessima sconfitta a Roma. È vero che era campionato in Eurolega, ma comunque noi giocando ogni tre giorni non è che possiamo dividerci in due e avere le emozioni del campionato da una parte e le emozioni dell'Eurolega dall'altra. E quindi noi siamo sempre stati molto uniti, siamo sempre stati molto convinti delle nostre potenzialità. Io onestamente il giorno della partita con l'Olimpiakos ero molto convinto di vincere, da qui a dire che avremmo vinto di 30, ecco, onestamente ce ne corre. C'è la legge dei grandi numeri, loro erano imbattuti, noi li abbiamo battuti e quindi siamo molto contento, sono molto contento perché credo che una piazza come Milano meriti delle partite del genere. Secondo me non abbiamo raggiunto nulla, il coach giustamente ha detto che per vincere un trofeo a fine anno non serve vincere una partita di 30 quanto vincerne 30 di uno, però credo che ogni tanto vincerne qualcuna di 30, soprattutto contro i bicampioni d'Europa, faccia bene anche al morale. Come tutti gli anni, purtroppo, per fortuna in questo caso, qui insomma si assiste un po' a una sorta di rivoluzione, quindi siamo rimasti solo in tre dell'anno scorso e abbiamo dovuto cercare di trasmettere un po' quello che era stato l'anno scorso per l'ambiente, per i giocatori, per la dirigenza, insomma quello soprattutto che non era andato. In più ci mettiamo il fatto che i giocatori che hanno comprato, insomma, che sono arrivati, sono tutti prima che degli ottimi giocatori anche dei bravi ragazzi, degli ottimi professionisti, e quindi questo ha aiutato tanto. Molte volte quando si forma un gruppo anche con delle brave persone così non si crea una chimica, e l'anno scorso probabilmente è successo questo. Poi non si è riuscito, come dire, a tenere sotto controllo determinate pressioni ed è stato un anno abbastanza disastroso. Mentre invece quest'anno, seppur tra alti e bassi, come normale che sia per una squadra giovane e nuova, siamo riusciti e stiamo riuscendo a fare una stagione comunque un po' più convincente rispetto all'anno scorso. Speriamo di fare meglio. Il coach indubbiamente sa come si vince, perché lo ha fatto l'anno scorso da primo allenatore e lo ha fatto per i primi 6-7 anni da vice, quindi lui indubbiamente sa come si vince, sa cosa serve a una squadra per vincere, e questo indubbiamente come biglietto da visita aiuta tanto. In più comunque le metodologie e il modo che ha di fare quotidianamente in palestra è qualcosa che aiuta a tutti quanti a seguire quello che è il tracciato che disegna. Daniel, io lo conosco dai tempi di Pesaro, quando abbiamo giocato insieme, poi con la nazionale, insomma comunque ci conosciamo più o meno tutti, e non lo scopro di certo io come giocatore, un giocatore che per intelligenza cestistica si è inserito benissimo e ci ha dato una grandissima mano. E poi il fatto che lui abbia così tanti punti nelle mani senza comunque privarne ai compagni di squadra, questo è per noi un'arma in più. Ad oggi non c'è nessuna trattativa, quest'estate mi è stata offerta una possibilità di rinnovare il contratto, ho deciso di non accettarla per varie ragioni, però io sto bene a Milano, ho comprato casa qua, quindi onestamente non ho nessun motivo per dover cambiare aria, però onestamente voglio vedere come va l'anno, e nella speranza che tutto vada bene e nella speranza di continuare così anche il prossimo anno.